Ciao ragazzi, allora. Eccoci ciao. Qui, benvenuti nella allora. Seconda puntata di Master Slimer Quarantena Edition. Allora, siamo qui Edition. Oggi in questa nuovissima puntata, tutti quanti insieme, per appunto continuare questo concorso. Abbiamo un annuncio da farvi, oggi ci saranno due ospiti. Uno che non ha niente a che fare col mondo degli slime, però sarà qui perché ci piace. E due, ci sarà un ospite a tema slime. Anche lei ha chiuso la pagina di slime. Io direi di farli entrare e presentarveli in diretta con loro. Quindi okay, diamo un caloroso benvenuto allora, a... rullo di tamburi. Ok, eccoci. Ciao, ci siamo tutti. Perfetto. Anche questa puntata loro due daranno dei voti bonus. Esatto. E gli faremo ovviamente delle domande. Se non li conoscete, lei è Erika di della ormai chiusa pagina Erika Slime Shop, che ha fatto parte della Bianconira, e lui invece è Nicolò Aka Biscottiero, che fa video comici su Instagram e ci fa schiattare, ragazzi. Esatto. Sono in ansia, è tipo la mia prima video chiamata su Zoom. Nella puntata precedente c'è stata la prima prova, che era il creativity test. Consisteva in un tema che tutti i concorrenti dovevano seguire. C'è stata una vincitrice che oggi sarà molto importante e due perdenti purtroppo che sono stati eliminati. Appunto, oggi ci sarà un altro tipo di prova, si chiama skill test. Appunto, questa prova è basata sull'abilità dello slimer nel sapere organizzarsi nel minor tempo possibile. Il fulcro di questa prova sarà proprio il vincitore della prova precedente, che è stata Slimes by Sophie. Lei dovrà decidere il tema che tutti dovranno rispettare e il tempo della prova per ogni partecipante. Questa prova potrà durare 20 minuti per 3 persone, 10 minuti per 3 persone e 5 minuti per 2 persone. Quindi, e sceglierà tutto quando... Esatto. Crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. Io direi, prima di iniziare tutto questo, di mostrare il video che il nostro caro biscottiero esatto. ha preparato per l'occasione. No. E voi vedrete in anteprima. Oh, mamma mia, che ansia. Ciao a tutti, sono Nicolò, oggi vi insegnerò a fare uno slime con 4 ingredienti che abbiamo tutti in casa. Cosa aspetti? Fallo insieme a noi. Per prima cosa ci servirà del cloruro di sodio carbonizzato al miele. Che c'è chi non ce l'ha in casa. Attenzione che è corrosivo. Dopodiché inseriamo un accendino funzionante e subito dopo una conchiglia. E ora mescoliamo. E vi dovrebbe uscire proprio uno slime con i colori proprio dell'arcobaleno. Quindi voi a casa ci siete riusciti? E io vi mando un bacione slimoso. Per fortuna che è finita, è stato nostro... veramente masochista. È il video del nostro caro amico che uscirà sul suo profilo esatto. tra qualche giorno. Spero che vi sia piaciuto questa piccola sorpresa. Allora, la vincitrice della scorsa prova, cioè della prova della puntata precedente, Slimes by Sophie, adesso vi dirà la prova e appunto chi dovrà affrontare la prova in 20 minuti, chi in 10 minuti e chi in 5 minuti. Ok, vai. Allora, il tema di questa prova sarà film, il tema film, che potrebbe essere sia animato che non. Poi le persone con 5 minuti di tempo sono Twist Slime, Creative Slime ASMR e basta. Poi 10 okay. minuti Dragon Slime Robby, Sophie Slime Shop e Slime World. Ok.
mentre io, Alpaca Slime e Slime Land Shop, 20. Ok. No, solo film e cartoni animati. Ah, solo film. Non serie TV. Non serie TV. Secondo me dovete seguire il tutorial di biscottiero. No, sì, sicuramente vi uscirà una meraviglia, ragazzi. Pronti? Tutti pronti? Sì. Due minuti a partire da... Ora, al termine di questi due minuti, voi dovrete stare fermi e chi dovrà sfidarsi in 5 minuti deve stare fermo e sia in 10 minuti. Partiranno le persone al mio via che avranno a disposizione 20 minuti. Invece, quelle che avranno a disposizione 10 minuti, dirò io quando iniziare, idem per quelli là da 5 minuti. Ok, basta, finito. Vai, allora, iniziamo a noi. Andiamo a noi. Allora, io direi, Erika, ora puoi staccare il microfono, iniziamo a parlare. Ok, allora, okay, scusate se si sentono rumori, ma sono in balcone, c'è anche un incendio qui, quindi passiamo. Ottimo. Speriamo che non bruciamo, ragazzi. Allora, ragazzi, ho delle domande per voi. Per prima volta volevo chiedere a Biscottiero, lui ovviamente ha un percorso diverso dal nostro sui social, e volevo chiedergli appunto cosa ti ha spinto a iniziare a intraprendere questa carriera. Allora, io fin da quando tipo avevo 10-11 anni facevo video su Instagram. No, su YouTube, scusatemi. E alla fine è sempre stato salutare abbastanza come cosa, quindi alla fine su Stop al tempo. Aspetta, no, tu continua a parlare. Posso? Ok, no, e alla fine ho visto che c'era tipo un concorso, allora ho detto facciamo business, allora partecipavamo a questo concorso e... È il tuo slime con Elmers! Ed ecco qui il tuo slime! Ed è andato bene, no, alla fine sono stato eliminato subito, quindi, però poi ho continuato con i video e eccomi qui. Che tipo di concorso era? Eh? Che tipo di concorso era? Cioè, cosa consiste? Era il concorso del giornale di Insta. Ah, sì, lo conosco. Sì, il tempo della prova inizia tra 3, 2, 1, i 20 minuti, via! Allora, quindi le persone che possono iniziare sono Alpaca Slime, Slime Land Shop e appunto Slime Spice Off. Le altre tutte ferme. Okay, ci siamo. Vai, okay. Puoi andare. Erika invece ha un percorso molto simile al nostro, che ovviamente è una pagina di slime. A te invece cosa ha spinto a fare slime? Io ho sempre visto dei video su YouTube. Dai. Inizialmente di paste modellabili e poi quando sono usciti gli slime ho cominciato a vedere i video di Yolanda e mi sono appassionata sempre di più a questo mondo e quindi un giorno, se non sbaglio era il 2018, ho aperto una pagina e successivamente lo shop. Qual è stato invece lo slime più conosciuto della tua pagina? Allora, in realtà ci sono stati diversi best seller a pari merito, cioè per esempio lo Stardust è stato un best seller ed è piaciuto a molte persone. Me lo ricordo. Poi quando ho iniziato a fare i Cloud Slime e li ho iniziati molto dopo perché prima ero veramente un incapace totale. Questo tuo Nicolò hai mai avuto incontri ravvicinati con gli slime? Ho provato a farli nel corso degli anni, non era la mia strada. Tipo se li facevo diventavano tipo duri come non so cosa, quindi ho detto boh, una volta fatto sembrava una cosa nucleare, quindi allora mi sono detto no. Io anche all'inizio. Penso un po' a tutti. All'inizio anch'io. Ho provato a fare uno slime
non lo so, lo volevo addensare con la lacca. Il detersivo non funzionava più. Io ho iniziato con appretto e con la Brit. Anch'io! Io la colla... dei secoli... Passati 4 anni, 5 anni? Anche di più. Diciamo. Però voglio confermare che la migliore è sempre la Elmer's. La Elmer's. Ovvio. Non per il sponsor, ma la Elmer's, no, è la migliore. Punto. Crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. Eccola qui. Allora, vuoi spiegare perché hai dato questo tempo a queste determinate persone? Ok, allora, vai. Questi slime lo temo. Poi, slime creativa ASMR, come si chiama, ha fatto uno slime molto bello e originale nell'altra prova, e quindi... Brava! Ho dato 5 minuti. Ok. E alle altre due alle persone che hai dato 20 minuti è perché non le temi oppure perché... Boh, in effetti... Bene. Le temo di meno. Però... Esatto. Che ha detto? Ha detto le temo di meno. Cioè, proprio... Sì. Raga, mi ha detto che proprio per lei, cioè, raga, questo è drama. Esatto. Invece perché ha dato 10 minuti alle persone che ha dato 10 minuti? Esatto. Le temo anche loro, però non così come questi slime e questi slime ASMR. Questi, scusami, adesso puoi dipendere. Allora, che cosa penso? Sinceramente, se ero al posto loro, avrei fatto la stessa cosa. Esattamente. Sarei bloccato da solo. Ma non sei arrabbiato? Ti pare il blocco? Me l'aspettavo, ne ero convinto al 100%. Ti saresti dato, ti saresti dato 5 minuti. No, mi sarei dato 10. Non mi sarei mai dato 20 minuti, perché comunque sapevo che riuscivo a fare anche 10 minuti. Questi sono... Mi sarei dati 10 minuti. Troppo. Io non mi aspettavo questa risposta da Dea. Crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime! No, ok, dai. Passiamo poi a invece l'altra persona, Creative Slime ASMR. Cosa ne pensi? Allora, io sto incazzato nero. Aspetta. Sta incazzato nero. L'aspettavo, però mi ha pure fatto riflettere, cioè che sono bravo, quindi sono anche un po' felice. Esatto, esatto. Io proprio su questa cosa voglio premere. Per dire felice. No, io veramente, assurdo. Vabbè, invece okay. Nei prossimi 10 minuti voglio sentire da Obi che c'è da dire. Niente, voglio dire che ha fatto dei ragionamenti giustissimi, Sofì, e sono d'accordo. Però nonostante la mia finalità ho già pensato allo slime da fare, quindi ecco le mani che tremano, non so, aspettando il mio momento e vediamo. Ok. Vorrei andare dalle persone che hanno già iniziato, per esempio Slime Land Shop. La vedo un po' incasinata. Sì, siamo a Paca Slime. Possiamo iniziare? No, ancora 20 secondi. Vai Alpaca. Niente, sta andando bene? Hai già un'idea? 10 secondi. Okay. Per ora sì. Allora, le persone che possono iniziare in 10 minuti. 5, 4, 3, 2, 1, via! Ricordami chi inizia. Allora, adesso stanno iniziando Dragon Slime Lobby, Slime Sword e Sophie Slime Shop. Allora, andiamo alla Sophie Slime Shop allora, perché voglio sapere un po' la tua idea. Allora, eccoci qua. Vai. Allora, se il tema fosse stato serie, sarei stata un po' più avvantaggiata perché ce l'avevo già in mente un'idea. Ok. Però
ho pensato un po' in quei due minuti perché alla fine i materiali non mi ci è voluto tanto a scegliere e ho scelto un film abbastanza famoso, non so se tutti lo conoscono, però penso e spero di cavarmela. Ottimo. Hai già pensato al film? Vorresti dirlo o vuoi tenerlo per te? Va bene, cioè Space Jam. Ok. Ho sentito. Mm-mm. Però non ho visto. Okay. Avete visto Space Jam? Io non ho visto. Sì. No. È praticamente dove è una specie. Okay. Ci sono sia i personaggi umani sia cartoni. Sia cartoni. Okay. Ah, sì. Ah, ho capito. Ho capito. Con Batman. Sì. Carino. È con Michael Jordan, scusate. Sì. No, allora io non sapevo il nome, però ho capito che film è. Sì. Ci sono arrivati in ritardo. Sono io. Sei. Intanto ha iniziato anche Slimes World. Quindi a che punto sei tu? Cioè, hai già qualche idea? Sì, ho deciso cosa fare. Ok, già hai le idee chiare quindi? Sì, in teoria sì. Ok, sì, perfetto. Non vuole dirci nulla, ok, va bene, meglio così. Ok, allora ma aspetta, alla fine dobbiamo votare, io devo votare. Sì, oh, devi votare quello che ti è piaciuto di più. Solo una persona e puoi dare il bonus da 1 a 10 punti. Il punteggio come funziona? Allora, noi, io, Antonio ed Emanuele daremo un punteggio da 1 a 10. Il totale dei nostri punteggi è il 75% e invece il 25%, cioè il restante, è dato dai sondaggi che verranno fatti su Instagram. Poi tu, Biscottiero ed Erika Slime Shop, potrete dare ad una persona, una sola persona, un punteggio bonus che può andare da 1 a 10, quindi ad una sola persona che vi è piaciuta proprio tantissimo. Soprattutto okay. Sia idea che poi lo slime in sé per sé. Questo è. Okay. Siamo a 5 via. Minuti e 47 secondi. Quindi praticamente fra 40 secondi inizieranno le persone, cioè Twisted Slimes e Creative Slime ASMR. Allora, eravamo rimasti con Erika che ci stava dicendo chi vedeva più impugnato, chi vedeva invece meno. Esatto. Sì, mi sto facendo dire una cosa per vedere. Dopo? Quando metterete i sondaggi, scrivete il tempo che hanno avuto. Cioè. Sì. Ok, facciamo così. Via! Le allora. Persone per i 5 minuti possono iniziare adesso. Veloci. 5 minuti, forza. Allora, vediamo. Sofia. Allora, sono a buon punto, sto creando le decorazioni. Perfetto. E vi dico anche il film. Ok. Vai. Io faccio app. Ah, bellissimo. Bello. Lacrimoni. Io voglio proprio sapere il film di Roberta invece. Ok, vediamo. Roberta, che film hai scelto? Ho scelto il film d'animazione più bello di tutti i tempi, ovvero Frozen. Classico. Classicone bellissimo. Della Disney. Ormai è diventato. Sì. Okay. Andiamo avanti. Io non vorrei interrompere la ragazza di 5 minuti. Quindi esatto, infatti lascio andare. Italo. Daniel invece prima si è. Aspetta. Alpaca. Vediamo un po' Alpaca Slime. Sì, sto facendo uno slime dedicato ai Pokémon. Ah, ok. Pokémon. Ok. Io sono di parte allora. Ok, invece Slime Sword, che punto sei? Crea il tuo slime con Elmers. Ed ecco qui il tuo slime. Okay. Io sto colorando gli slime. Perfetto, ok. Hai già pensato al film, quindi sì. Non ce la vuole dire. E io volevo fare al mio cartone preferito, che era Leone, Cane, Fifone. Wow. Bello.
volevo fare Venom, ma non sapevo come rappresentarlo e quindi ho deciso di fare Leone, Cane, Fifone. Ma anche qui ho avuto un problema perché lo slime è molto grigio invece che nero, quindi non è che fosse proprio quello che desideravo. Ok. Allora, io tornerei a Nicolò. Visto che stiamo parlando di film, qual è il tuo film preferito? Non ne ho sinceramente. Proprio di animazione sì, forse Up. Ho visto che sulla tua pagina di solito parli di film, ma è una... mi sembra una storia in evidenza. Consigliavo. Sì, consiglio un po' se guardo qualcosa, se mi piace, tendo a consigliare che non siano le solite cose tipo banali. Non è un riferimento a nessuno assolutamente. Però va bene. Ma io Twisted Slime lo vedo. Mamma, è proprio mamma mia. Sì. Però non voglio interromperlo perché ha 5 minuti e lasciamolo fare. Questa prova è stata particolarmente difficile per alcuni, eh. Ed è, cioè, ho visto ragazzi che proprio sono andati da fare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mani in alto, mani in alto, bravissimi tutti quanti, perché vedo che nonostante il pochissimo tempo siete riusciti a fare grandi cose. Ok. Bravissimi. Allora, iniziamo dalla vincitrice. Slimes by Sophie. Sei pronta? Sì. Illustraci lo slime. Allora, questo slime è ispirato ad Up. Ci avevo già fatto anche un'etichetta. E questa? Up, no. Frozen, wow. Balloons. E qua ci sono delle... praticamente delle palline che sarebbero i palloncini poi ghiacciati. Oh, poi qua okay. Ci sono alcuni sprinkles a forma di ghiaccio e altre palline che era fallo vedere meglio. Fallo vedere un po' più indietro. Ah, brava. Veramente brava. Infatti si chiama Harry Potter Butterbeer e praticamente tiene proprio la confezione originale della birra. Okay. Sotto c'è uno strato di snow cream di un colore tipo marroncino, sopra è uno slime clear tipo del colore della birra che è tra l'arancione, il marroncino e il giallo, e sopra c'è un altro snow cream che però si sta flosciando perché sotto va, si sta mischiando con quello, con lo slime di sotto, con delle di color bianco con delle sprinkles colorate. Ok, perfetto, okay, bravissima, ottimo, bella. Ho fatto questo. Vai. È lo slime, si chiama World Simpson. Aspetta che ve lo mostro. Oddio. Il suo. No, wow. È bellissimo. Fantastico. Un secondo. Ho fatto, avete presente? No. Non lo trovo. Un attimo, aspetta che te lo mostro. È trovata, forse. Questo è. Bravissimo. Ho fatto una specie di avalanche perché ricorda tipo lo sfondo e le nuvole della all'inizio dei Simpson. Esatto, no, bravissimo. Bravissimo. Wow. Forse non si vede bene, ma è uscito abbastanza, cioè sono sì, è Homer, si capisce. Il prossimo fatto che ha anche lui 5 minuti, questi slimes, vai. Allora, ho fatto uno slime ispirato al Frozen, come Roberta. Si chiama The Magic Ice World of the Frozen ed è un sotto c'è un clear blu con i glitter bianchi e blu. Sopra è una specie di avalanche comunque. Sopra c'è uno slime base che ha sfumature tra il celeste e il bianco. Okay. Poi ci sono gli sprinkles a fiocco di neve e ci sono dei ping pong. Dei ping pong. Dei pinguini. Dei pom pom metà celeste e metà bianchi che diciamo richiamano sempre il colore del film, bello. E sarebbero assolutamente bravo. In 5 minuti un attimo il risultato. Sophie Slime Shop, vai. Allora, non si vede molto, però. Allora, è un avalanche ed è composto da 4 slime. La base grigia, un clear per lato bianco e un clear normale.
E sopra ci sono un sacco di decorazioni, dei diamantini, delle marshmallow bits e delle un asino e delle orecchie in clay. Sì, 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 carinissimo. E si chiama Bugs Bunny Swarovski Cake. A me piace molto. Bello. Con Ciao. Slime Robby. Eccoci. Eccoci. Ok. Allora, io come vi avevo detto ho fatto uno slime ispirato a Frozen. E quindi ho fatto, dato che avevo poco tempo, ho pensato di puntare sulla stratificazione che ormai non si vede più, però c'è, ve l'assicuro. Allora, sì, 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 sotto c'è uno strato di glitter olografici che non si vedrà mai nella vita, però c'è. Poi ho fatto uno strato totalmente trasparente, sopra un metro. Un altro strato di colla sempre trasparente ma piena di flakes celesti e un mix di glitter che è proprio per ricordare insomma lo scendere della neve, e infatti questo strato va poi un pochino a pesare sullo strato trasparente, dà proprio l'idea della neve che scende, mi piace la tua idea. Ho fatto un mini stratino perché avevo poca colla glitterata blu. E poi ho messo come ultimo strato lo strato di colla trasparente con il mix di glitter sopra, magari adesso sposto. Vai, vai. Che è un po' terribile. Ah, bello. Bello, bellissimo. I fiocchetti di neve. Poi, dato che io mi dedico anche alla resina, ho dei fiocchettini di neve. No, bellissimo. Wow. E dopo insomma di varie grandezze, di varie forme, e se voi siete d'accordo magari prima di girare il video li metto. Certo, certo. Quindi ecco. Bellissimo, brava, brava, veramente bellissimo. Brava. Bello, grazie. Bello. Allora, vai, Daniel. Come ho detto prima, okay. Ho fatto lo slime ispirato a Caneleone. Non so se aspettate. Sì. No. Ok, si vede. Okay, si vede molto, ma ha la base sotto bianca e poi ha uno strato rosa e grigio, che anche se doveva essere nero, però non sono riuscito a farlo. Chiede ricordare i colori di Caneleone Fifone. E poi sopra ho messo delle palline rosa e nere, dei glitter rosa e neri e due occhietti. Avvicinalo un pochettino perché non... esatto. Forse è troppa luce. Troppo illuminato. La foto si vede bene. Okay, perfetto. Ok. Mamma mia. E si chiama Caneleone Fifone. Bello, bravo, veramente bravo. Perfetto. Ok, andiamo dall'ultimo. Okay. Andiamo da Alpaca Slime. Questo è lo no, slime. Raga. Cioè, yeah, Antonio. È un creamy giallo con sopra dei glitter gialli e dei flex gialli. E poi c'è la faccina di Pikachu fatta in clay e una Pokéball in clay. Bellissimo. Veramente bravo, bravo, bravo. Complimenti. Soprattutto... le idee sono belle, però secondo me ci sono molti slime banali. Alcuni sì, sono poco elaborati. Per te? A me hanno stupito più quelli che hanno fatto in 5 minuti che quelli che ci hanno messo 20 minuti, sinceramente. Sono d'accordo. Complimenti, ragazzi. Sono d'accordo. Cioè, veramente. Forse quelli da 20 e 10 minuti se la sono un po' erano troppo lata. Potevano fare di più, secondo me, quelli da 20 sia da 10. Invece potevano chi ha avuto meno tempo, ho visto che ha avuto anche più originalità. Esatto. Quindi siamo d'accordo. Perché non ho avuto più tempo per pensare, però comunque mi hanno colpito molto. Ok, siamo d'accordo. Siamo d'accordo? Ok, possiamo andarglielo a dire. Ok. Quel verdetto. Adesso chiederemo, come già abbiamo fatto nella prima puntata, di spegnere tutte le telecamere e appunto chiameremo 4 di voi. Di queste 4 persone, 2 sono appunto i primi 2 classificati e 2 sono gli ultimi 2 classificati che saranno eliminati. Allora ragazzi, siamo qui. Il primo a chiamare di questi 4 è Creative Slime ASMR.
attiva, vai. Okay. Vabbè, si è capito. No, si è capito. Si è capito cosa? Per favore. Andiamo avanti. Allora, invece, la prossima persona che deve accendere la telecamera è Sofia di Sofì Slime Shop. La prossima che voglio chiamare è Serena di Slime Land Shop. Ciao Serena. Ok. Invece l'ultimo che voglio chiamare è Italo di Alpaca Slime. Allora, tra voi ci sono, due vincitori e due eliminati. Qui ho le persone. Allora, la prima persona che voglio chiamare è Italo Bilotto, perché con 39 punti sei stato il secondo classificato. Secondo, bravissimo. Bravo Italo. Allora, voglio dire che il tuo slime mi ha colpito. Cioè, non so se l'hai fatto apposta oppure non lo so. Ok. Bello. Andiamo allora avanti. Poi la seconda persona che voglio chiamare è Serena di Slimeland Shop. Mi dispiace un sacco, tantissimo, però tu sei la prima eliminata di questa puntata. Ci dispiace. Ok, va bene. Purtroppo. Ci dispiace un sacco perché io voglio veramente, perché tutti avete fatto degli slime veramente bellissimi. Che mi piace perché voi siete tutti bravissimi. Bravissimi. Soprattutto c'è Serena, veramente ha dimostrato sempre di lavorare bene. Ok. Vai, la seconda persona che voglio chiamare. Crea il tuo slime con Elmers. Ed ecco qui il tuo slime. Vai. Mattia. Mattia Spano di Creative Slime ASMR, perché purtroppo sei stato il primo classificato di questa prova. Bravissimo. Bravo. Attiva l'audio. Scusate, ma io sono punti, quindi un punto di distacco dal secondo classificato. Oddio, sono troppo felice, grazie mille. Diciamo la verità, perché in 5 minuti sono preso. Veramente, hai fatto 5 minuti slime non proprio perfetto, però si vede che in 5 minuti hai lavorato tanto e hai dato il meglio di te stesso, quindi noi abbiamo premiato soprattutto questo. Va bene, grazie mille. Allora, purtroppo la seconda eliminata di questa puntata è Sofia di Sofì Slime Shop. Ci dispiace un sacco perché anche tu sei bravissima. Veramente, è questione di punteggi, non perché non siete bravi, assolutamente. Ci piaci. Ma brava, veramente brava. Dobbiamo premiare gli slime. Purtroppo sì. E questa volta non hai dato del tuo meglio, forse? Anche se lo slime veramente c'era un'idea. L'idea era proprio bella. Veramente bella. Bravissima. Bella. E mi dispiace tanto. Veramente tanto. E allora, innanzitutto grazie per l'opportunità che mi avete dato. E oddio. Mi dispiace veramente tanto, di cuore. Anche a me mi dispiace, ti giuro. E auguro. Veramente per me. Mi dispiace un sacco, cioè mi sto facendo emozionare. Momenti forti, ragazzi, che non mancano in puntata. Esatto, perché non è una cosa scontata, questa può sembrare un... Però se una persona ci tiene, si vede. Grazie ragazzi per aver visto la puntata fino a qui. Noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà prossimo giovedì. E niente ragazzi, ciao.
ciao. Questa rubrica, questo format, date un like, iscrivetevi e niente, commentate. Ciao raga, un saluto, un bacio, ciao. Ogni giovedì dal 28 maggio solo su Slime con Ita.